ai monaci certosini, da cui il nome Certosa. Nel 1947 essi furono sostituiti dagli attuali monaci cistercensi della Congregazione di Casamari. Occasione storica della prima fondazione dei primi ordini mendicanti fu la grave situazione creatasi in seguito alla massiccia penetrazione fra i ceti più umili della propaganda pauperistica dei Catari e dei Valdesi. Nel 1210 Francesco, figlio di un ricco mercante di Assisi, fonda l'ordine dei Francescani. L'ordine fonda la sua dottrina sul rifiuto dei beni materiali e sulla povertà assoluta. Nel ciclo degli affreschi delle storie di San Francesco nella Basilica Superiore di Assisi, attribuiti a Giotto, troviamo due episodi che hanno come protagonisti il pontefice e Francesco. La sesta delle 28 scene del ciclo è tratta da un episodio della leggenda Maior. Il pontefice dorme e sogna Francesco d'Assisi, che scalzo e vestito di una rozza tunica, sostiene sulle spalle la chiesa di Laterano. Come il Papa vedeva la Basilica Lateranense essere già prossima alla rovina, la quale era sostenuta da un poverello, mettendole sotto il proprio dosso perché non cadesse. La settima scena narra invece dell'episodio della conferma della regola francescana da parte di Innocenzo III, in seguito al suo sogno premonitore. Il volto di San Francesco è ricco di umanità mentre riceve la benedizione del Papa e la bolla che autorizza l'ordine. Il 29 novembre 1223, 2 anni dopo la firma della prima regola, Onorio III firma la seconda regola bullata, che sostituisce la prima approvata dal suo predecessore. Quando il Papa approvò la regola e diede mandato di predicare la penitenza, e ai frati che avevano accompagnato il santo, fece fare corone perché predicassero il Verbo di Dio. Ordine che si viene a formare è quello dei Cistercensi, di cui troviamo delle testimonianze architettoniche sul territorio laziale. Nel comune di Piverno, in provincia di Latina, sorge il complesso dell'abbazia di Fossanova. Questa venne solennemente consacrata alla presenza del Papa Innocenzo III il 19 giugno 1208. Oggi conserva dell'originale la nuda architettura, il magnifico rosone, il tiburio e i capitelli finemente scolpiti. Fossanova presenta i caratteri stilistici tipici del gotico borgognone che contraddistingue le costruzioni cistercensi. La regola impose ai propri monasteri la massima semplicità di linee e la totale assenza di ornamenti. Un'altra importante testimonianza è l'abbazia di Casamari, situata nella frazione comunale di Veroli, in provincia di Frosinone. La costruzione iniziò nel 1203, secondo le leggi tipiche dei cistercensi, venne poi consacrata nel 1217. Durante quegli stessi anni, Innocenzo si dedicò molto anche alla riforma della Chiesa, tanto che convocò un concilio che si svolse nella Basilica Lateranense sotto la presidenza dello stesso Innocenzo. Venne segnato il trionfo del grande pontefice, che proclamò la candidatura di Federico II, sanzionò la vittoria dei crociati contro gli albigesi, celebrò la riunione della Chiesa greca, enunciò 75 canoni per la riforma della disciplina e dei costumi ecclesiastici. Il quarto concilio lateranense si concluse con la proposta del 14 dicembre 1215 di una nuova crociata in Terra Santa contro i musulmani per risaldare i vari legami tra le varie religioni. Per il numero e la rilevanza delle decisioni, sia di carattere dogmatico che disciplinare, che vi vennero prese, è da considerare uno dei più importanti della storia della Chiesa. In
Innocenzo III morì il 16 luglio 1216, pochi mesi dopo il concilio, e la Grande Crociata venne organizzata dal suo successore, Onorio III. Dalla famiglia Conti discenderà poi una serie di pontefici, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII. Quest'ultimo apparteneva anche alla nobile famiglia dei Caetani, originaria di Anagni, che portò all'apice facendola divenire una delle più potenti e temute del tempo. Consumato da febbre terzana, disse addio alla vita mondana. Una paralisi piegò il Papa forte, uomo normale, soggetto alla morte. A Perugia questa lo colse, la nera ombra perpetua l'avvolse. Tale è la fine di Papa Innocenzo, con ossa e fossa in San Lorenzo. Poi spostato in Laterano, con altre guide del mondo cristiano. Papa attivo e di grande rilievo, icona indelebile del Medioevo.